Good morning, children. Oggi lezione d'inglese. Open your book at page 68. 68. Allora, lesson 6. Read and listen. Leggi e ascolta. What are the rabbits doing in the tunnel? Cosa stanno facendo i conigli nel tunnel? Lily's Wildlife Watch. Andiamo a vedere questo posto dove è possibile osservare la vita selvaggia, il posto di Lily. The Wildlife Club are helping animals, cioè stanno aiutando gli animali. There's a new tunnel under the road, c'è un nuovo tunnel sotto la strada. The animals can walk to the river, gli animali possono camminare verso il fiume. It's safe now, cioè è sicuro ora. Let's see what the animals are doing. Vediamo che cosa gli animali stanno facendo. Allora, qui questa parte ripete praticamente l'argomento del present continuous, cioè delle azioni che si stanno svolgendo, quindi col verbo essere, are o is, are. E il verbo con la forma ing finale. E l'orario. Guardiamo un po'. It's 6 o'clock. Sono le 6 in punto. In the morning, al mattino. Ricordiamoci che loro dividono l'orario in 12 ore del mattino, antemeridian, e 12 ore del pomeriggio, post meridian. Look, rabbits. Osserva i conigli. They are eating grass. Cioè stanno mangiando l'erba alle 6. Alle 6 della mattina. Poi it's quarter to 10, cioè attenzione che qui nel compito alcuni mi hanno ancora sbagliato. Un quarto alle 10, quindi un quarto d'ora prima, alle 9 e tre quarti. Rabbits are listening, cioè i conigli stanno ascoltando. It's half past 2, sono le 2:30. What are the rabbits? Where are the rabbits? Dove sono i conigli? They are sleeping. Stanno dormendo. It's a quarter past 4. Sono le 4 e un quarto. Look, the rabbits are walking in the tunnel. Cioè, i conigli stanno camminando nel tunnel. They are. Sono al sicuro. They are safe. Allora, attenzione, nell'esercizio subito sotto, look at the clocks, cioè osserva gli orologi and write sentences e scrivi le risposte, le frasi about the rabbits, cioè che riguardano i conigli. Allora, la prima c'è proprio l'esempio. It's half past two, sono le 2:30. They are sleeping. Stanno alle 2:30, cosa stanno facendo? Stanno dormendo. Dobbiamo completare le altre tre in base all'immagine. Quindi, in base all'orario, capite che cosa stanno facendo. Dovete prima scrivere l'orario, it's, e poi l'orario, e poi quello che stanno facendo, they are, e poi ci mettete il verbo. Nelle frasi successive ricordatevi di mettere anche it's and they are. Poi andiamo alla pagina successiva. Nella pagina successiva c'è un bel paddle, cioè che poi è cruciverba, da completare, complete. Dovete mettere il verbo, tutte le azioni, vedete, listen, watch, eat, read, in base all'immagine, scriverlo, e poi vedrete che comparirà un orario in verticale, quindi quadratini azzurri, e voi dovete cerchiare, circle the correct time, cioè cerchiare l'ora corretta. Infine, no, infine niente, perché dopo vi do dell'altra roba. Allora, attenzione qua. Follow, seguire. Segui. Read and correct the sentences. Cosa vuol dire? Segui la linea, leggi e ti accorgerai che c'è un errore. Allora, correct, correggi la frase. Dice it's 12 o'clock. Vedete, it's 12 o'clock. Il numero 1 sono le 12, in punto. Dove arriva? Arriva qua. E loro cosa stanno facendo? Non mi sembra che stiano costruendo, loro stanno mangiando, infatti dice they are building, no?
They aren't building. Quella forma negativa, vedete? Il verbo essere, are, più not, che messi insieme diventa aren't in forma contratta. E cosa stanno facendo? They're eating, cioè stanno mangiando. Stessa cosa per le altre tre, dovete farlo voi. Poi ci spostiamo a pagina 109. A pagina 109 c'è un ulteriore ripasso dell'attività fatta. C'è scritto read and complete. Qui dovete guardare le frasi, qui chiaramente guardate, osservate l'orario e l'azione. Orario e azione. Prima dovete mettere l'orario, ok? E poi mettere che cosa stanno facendo. Guardate, ci sono verbi, infatti, e orari. Dovete mettere l'orario giusto e l'azione corretta. Infine, stavolta davvero, look and write about three more photos from Lily's Wildlife. Osserva e scrivi ciò che riguarda queste ulteriori tre foto, more photos, ulteriori foto, from Lily's Wildlife. Attenzione che qui l'orario va bene, è come prima, come l'esercizio precedente, ma il verbo dà la forma, diciamo, all'infinito, deve essere trasformata col present continuous, cioè con la forma ing, eh? E il verbo essere, ovviamente. Quindi, guardate qua, it's. Qui dovete mettere l'orario. Adesso, per esempio, qua vedete che c'è la lancetta che è quasi sulle 10, quindi manca un quarto d'ora alle 10. Quindi, giusto, qui dovete mettere anche il numero che non c'è qua. Vedete? It's a quarter to, e poi. Quindi facciamo un esempio, no, scusate, ho sbagliato questo. Facciamo un esempio. Qui diventerà, guardate, un po' più in su, ecco. It's quarter to. Che orario abbiamo detto? Che sono le 10, quindi 10, che non l'ho scritto. To 10 si scrive staccato, però non me l'ha preso. It's a quarter to 10, they are birds, sono uccelli e they are building, e stanno costruendo, che cosa? Il loro nido. Va bene? Ok, perfetto, benissimo. Allora, l'attività mi sembra abbastanza chiara. E se avete dei dubbi, venerdì ne parliamo. Bye bye!